Maria e la Misericordia. Vorrei iniziare presentando brevemente cosa si deve intendere per misericordia. Nel Vangelo di Luca, nella parabola del buon Samaritano, delle parole appaiono che traducano il fatto di essere mosso a compassione nelle viscere o nel cuore. Sono delle parole greche che ricordano le parole ebraiche Chesed e Rahamim, che indicano rispettivamente una commozione e la sua sede nelle viscere della persona. Queste parole hanno a che fare con un movimento che parte dal più profondo dell'essere umano e che lo porta verso l'altro di sé. Non è anzitutto un ragionamento, ma un'emozione e un sentimento che spingono verso chi è nella necessità e altro di me. Però quando si parla di misericordia bisogna evitare alcuni fraintendimenti. Prima di tutto, quello che Gesù ci spiega in questa parabola del buon samaritano non deve essere confuso con una storia di buoni e di cattivi. Il nome della parabola buon samaritano non è del Vangelo. Siamo noi a voler vedere in essa una storia di buoni e di cattivi. Al tempo di Gesù, le persone consideravano un samaritano come un impuro, mentre il levita e il sacerdote erano i puri. E infatti, per rimanere nella purezza rituale, si allontanano dall'uomo insanguinato. Per la gente del tempo di Gesù, essere impuro ha un senso simile, da un punto di vista emotivo, a cattivo, e puro a quello che noi chiamiamo buono. Con questa parabola, quindi, Gesù non ci sta dicendo il cattivo samaritano in realtà è buono, o i buoni in realtà sono cattivi, ma rovescia queste categorie per dirci che non ci entra niente con una storia di buoni e di cattivi. Per il levita e il sacerdote si tratta di tutt'altra cosa che di persone cattive. Si tratta di persone che sono rinchiuse nella loro logica, in una logica di chiusura religiosa. Osservano la legge, ma bastano a loro stesse. Non si tratta di cattiveria, ma di immaturità, di mancanza di crescita umana. Un altro fraintendimento da evitare è che Gesù non dice che l'uomo ferito è il prossimo verso il quale va il samaritano, ma dice che è il samaritano che si fa il prossimo di quell'uomo. Non dobbiamo mai chiamare l'altra persona il mio prossimo. L'altra persona è sempre altra e rimane altra, fosse anche un marito o una moglie. È vero che Gesù dice «Ama Dio con tutte le forze e il tuo prossimo come te stesso» nel Vangelo di Matteo, però quando si esprime in questo modo sta citando l'Antico Testamento e precisamente il Levitico. Gesù è un uomo del dialogo, si mette alla portata del suo interlocutore e quando parla con un maestro della legge succede che citi quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Però l'Antico Testamento non è il Vangelo. Possiamo citare tutto quanto l'Antico Testamento, non otteniamo mai il Vangelo. Il Vangelo è una radicale novità. E qui specialmente si fa vedere la sua novità. Gesù quindi non dice che l'uomo ferito è il prossimo, ma dice che il samaritano si fa il prossimo. Se io chiamo l'altra persona il mio prossimo, nego il fatto che si tratta di un'altra persona e la attiro a me. La faccio entrare nel mio cerchio, la faccio diventare me stesso. Anche lì sto progettando le mie inconsistenze e se io faccio diventare l'altra persona me stesso, vuol dire che l'altra persona era cattiva e che io ero buono. Nell'annuncio evangelico io invece devo uscire dalla mia logica, uscire dalle mie sicurezze, dalle abitudini che sempre costruisco. E io che ero lontano mi faccio il prossimo dell'altra persona, mi lascio attirare dall'altra persona e dalle sue necessità. Rispondo ad un movimento che parte da me e va verso l'altro di me. Per capire cosa sia la misericordia bisogna osservare attentamente cosa fa il samaritano. Ha una strada, uno scopo, una cavalcatura, forse due, forse un mercante, ha del denaro. Usa una parte di questo per venire in aiuto a quell'uomo. Non lo attira nelle sue cose personali, non cerca di farlo divenire un altro se stesso, ma lo porta nell'albergo. Dà soltanto il necessario per il suo sostenimento. Non cerca di provocare in quell'uomo della riconoscenza, ma gli restituisce la sua autonomia e dà a quell'uomo di poter riprendere il suo cammino personale. Adesso vorrei richiamare brevemente chi è Maria, sempre partendo prima di tutto dal Vangelo. Negli scritti del Nuovo Testamento, il passo più antico riguardante Maria è senz'altro il passo della lettera di San Paolo ai Galati.
Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Esprime una confessione di fede molto antica dove Maria è colei che introduce il figlio di Dio nel mondo e dove il discorso è incentrato sull'evento cristologico della missione del figlio da parte di Dio e dove non appare il nome di Maria. In seguito furono scritti i Vangeli dell'infanzia e alla fine del primo secolo il Vangelo di Giovanni, che testimoniano un interesse crescente per la figura storica e spirituale di Maria. Nella genealogia di Gesù in Matteo, Maria appare nominalmente, mentre nel Vangelo di Luca appare esplicitamente come la madre del figlio di Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Nel Vangelo di Giovanni, Maria appare come madre del Signore e come madre spirituale, madre del discepolo di Gesù. Quindi nel Vangelo Maria appare sia come la madre di Dio che come la madre dei credenti in Cristo. Essendo la madre di Dio, come lo confessa il Magistero, Maria è la madre della misericordia. Dio è misericordia perché non è rimasto nella Trinità Beata, è venuto per salvare e redimere l'uomo. E Maria per prima ha beneficato della misericordia del Signore. Perciò può cantare le misericordie del Signore insieme ad Elisabetta e Zaccaria. Cantare la misericordia di Dio è un registro classico del popolo ebreo. La misericordia di Dio viene invocata numerosissime volte nei Salmi, per esempio. Si tratta di cantare la fedeltà incondizionata di Dio all'alleanza con il suo popolo, il fatto che malgrado le nostre infedeltà, le nostre inconsistenze, Dio sempre rimane fedele e ci beneficia. Dopo l'annuncio dell'angelo, Maria esce dalla sua casa e si reca con vigore dalla sua parente Elisabetta. Questo uscire dalla propria casa da parte di Maria è una bellissima immagine della misericordia. Ricordiamo le monete del Samaritano e la sua cavalcatura che usa per venire in aiuto all'uomo ferito sul lato della strada. Maria porta in sé la più grande delle benedizioni e va a condividerla con chi sta nella solitudine e l'angoscia. Un'altra bellissima immagine della misericordia la troviamo nel Vangelo di Giovanni quando Maria esce dalla sua casa per abitare nella casa del discepolo. Queste immagini bibliche sono molto profonde e ci devono fare meglio conoscere anche la natura della maternità. La maternità non consiste principalmente nell'accogliere una vita nella propria vita, ma consiste nell'uscire da se stesso, uscire dalle proprie logiche individuali, uscire dalle sicurezze, alle volte uscire dall'infanzia, per venire incontro all'altro di sé e alle sue necessità. Nei nostri giorni molte ragazze ricorrono all'aborto perché dicono di non essere pronte ad essere madri o dei ragazzi ad essere padri. Anche lì non si tratta di una storia di buoni e di cattivi. La questione è quella della maturità e la maturità richiede delle tappe di crescita. Per esempio, prima di poter diventare padre o madre, conviene prima incontrare l'altro di sé in un compagno, una compagna che ci fa crescere come soggetti, capaci di andare incontro alle tappe successive di vita e di crescita. La Chiesa è chiamata ad avvicinarsi a tutti sul modello di Maria. Seguendo la tradizione dei padri greci e latini, la Chiesa si identifica con Maria. Ricordiamo l'immagine di Maria con il manto esteso su tutto il popolo di Dio, come è stata dipinta dal XIII secolo in poi. L'immagine medioevale del manto materno di Maria, che copre il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Re e le persone di tutte le classi sociali, è l'espressione del rifugio che tutti possono trovare sotto il manto della Madre Chiesa. Però questa immagine, rispetto al nostro tempo, è anche inadeguata. Oggi la Chiesa, sull'esortazione di Papa Francesco, deve essere una Chiesa in uscita, una Chiesa ospedale da campo. Dice Papa Francesco, usciamo, usciamo per offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.